Che cos'è il coding? Ve lo spiega la terza D. Partiamo dal pensiero computazionale. Chiediamoci a che cosa serve. Il pensiero computazionale è la capacità di saper risolvere i problemi, comprendendo il percorso fatto per arrivare alla soluzione. Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare le competenze logiche in modo creativo ed efficiente. Queste sono qualità importanti per tutti noi e per il nostro futuro. Per questo possiamo dire che il pensiero computazionale è per tutti, come la scuola. Il modo migliore per apprendere l'abitudine al pensiero computazionale è fare coding. Il coding si fa con gli algoritmi. Che cos'è un algoritmo? Un algoritmo non è altro che una semplice procedura che tenta di risolvere un determinato problema applicando un certo numero di passi elementari. Con gli algoritmi non si dà per scontato nulla. Tutti i passaggi del ragionamento, del pensiero, vengono resi espliciti. In informatica, un algoritmo non è altro che un semplice procedimento che permette la risoluzione di specifici problemi. Per provare, possiamo usare il gioco del labirinto. E imparare divertendoci. Infatti, il coding stimola la creatività, la fantasia, ma ci aiuta anche a usare il ragionamento. E ci porta nel mondo. Ogni anno si svolge la Europe Code Week, la settimana europea del codice, con le bolle colorate come simbolo e con la musica che avete sentito sullo sfondo.